È qui che mille anni fa tutto è cominciato. Parliamo del chiostro del Vescovado di San Sepolcro, dove i fondatori della città, Arcano ed Egidio, reduci dal pellegrinaggio in Terra Santa, si fermarono. Da ora in poi una targa ricorderà il profondo significato di questo luogo. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dell'arcivescovo Riccardo Fontana e delle istituzioni locali. Nell'occasione sono stati presentati i lavori di restauro della cappella di San Leonardo. L'abbiamo restaurato l'affresco e poi il crocifisso ligneo del XV secolo che sembrava quasi impossibile restaurare, che invece, grazie alla dottoressa De Ritis, è venuto fuori una cosa veramente stupenda. Abbiamo messo una lapide di ricordo al pozzo, alla sorgente, dove non solo i primi pellegrini, ma anche i pellegrini che sono venuti poi si dissetavano, e abbiamo messo anche le tracce, diciamo, dell'abbazia e della cattedrale nelle lapidi e reperti lapidei. Tra l'altro, fra questi c'è una lapide che ricorda la venuta del Papa nel 1500, che si è fermato alle monache Clarisse fuori le mura, e che questa lapide è rimasta fino a noi, quindi l'abbiamo messa.